abbiamo sopportato per nostra moderazione tutto quello che facevate voi uomini. Mettere in scena sul grande palco del Sociale di Sondrio Lisistrata, commedia di Aristofane, capolavoro che da oltre 2400 anni fa riflettere il pubblico, è la sfida raccolta dai 170 studenti valtrinesi impegnati nel progetto Teatro Incontro. Il teatro è una bella emozione. Sì, è sempre una bella emozione, lo faccio da 4 anni e è sempre... La bellezza del teatro è che ogni volta che fai uno spettacolo è sempre diverso e quindi ti entusiasmi tutte le volte che lo fai. Questo spettacolo è una rivoluzione alla società anche moderna, anche se ha 2400 e passa anni, e diciamo si può vedere come le donne siano comunque una parte importante della nostra società e che spesso siano sottovalutate rispetto agli uomini. Che emozione hai provato recitando sul palco del Sociale? Hai sempre paura, però sei comunque felice. Vi eravate preparati molto? Sì, è circa 3 mesi che ci stiamo preparando, però in tutto 6. Molto bello e sicuramente molto emozionante vedere come magari anche soltanto in uno spettacolo delle persone possono credere in quello che dicono e in quello che fanno. È bello, interessante, diciamo che cattura l'attenzione. Fra gli attori c'è anche un mio amico e devo dire che sono davvero bravi. Un messaggio tra l'altro forte, attuale. Sì, abbastanza, infatti prende anche lo spettacolo. È dal 2007 che la Fondazione Gruppo Creto Valtellinese sostiene con convinzione questo progetto. Riusciamo a effettuare dei laboratori teatrali su tutti i mandamenti della provincia di Sondrio grazie al sostegno di altri partner che negli anni si sono aggiunti, che hanno creduto nel progetto come noi. Dall'anno scorso il progetto è inserito anche in un'altra iniziativa, che è il progetto emblematico Performare, finanziato da Pro Valtelline Fondazione Cariplo e che vede come capofila l'associazione Alpin Scena. Tra l'altro alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alle edizioni precedenti hanno poi proseguito una formazione in ambito artistico e teatrale. I nostri studenti saranno protagonisti in Sicilia al prossimo Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo a Creide.